Nel tema scolastico avremo di fronte una traccia data dall'insegnante, nel tema della maturità invece avremo più tracce suddivise per tipologie. E se siete interessati all'analisi delle varie tipologie, fatemelo sapere in un commento e ci dedicherò un video a parte. Se hai problemi con la scrittura, ti consiglio il mio libro dedicato alla stesura del tema per la scuola superiore e la maturità. Si tratta di una guida chiara e completa in cui ti insegno il mio metodo per fare un tema perfetto. Grazie alle spiegazioni pratiche affiancate ad esempi concreti, imparerai ad analizzare le tracce, trovare le idee, argomentare e scrivere bene. Potrai così affrontare facilmente il tema e la prima prova della maturità. Il libro è disponibile su Amazon. Trovi il link in descrizione e nel primo commento. Ciao, sono Patrick Sheriff, docente universitario di letteratura italiana, e oggi vediamo come scrivere il tema perfetto. Consapevoli che la perfezione non esiste, tuttavia possiamo imparare un metodo per scrivere dei temi decenti o addirittura degli ottimi temi. In primo luogo dobbiamo sfatare un mito secondo cui per scrivere dei buoni temi occorre leggere tanto. Senza dubbio la lettura aiuta, ma tale lettura dovrebbe concentrarsi sui temi stessi, in quanto leggere materiale che non è legato al mondo della scrittura scolastica non aiuta ad imparare come scrivere un tema. Quindi il primo consiglio sarebbe quello di leggere tanti temi scritti bene. Fatta questa premessa, diciamo subito che la prima cosa che dobbiamo fare è quella di capire la traccia, che cosa ci chiede esattamente. E poi a questa traccia dobbiamo tentare di dargli un titolo e un sottotitolo, in modo tale da riassumere in poche parole il suo contenuto e tenerlo sempre a mente. Supponiamo di avere una traccia lunga in cui ci viene chiesto, ad esempio, di parlare della tecnologia all'interno della scuola e come la tecnologia nelle aule scolastiche stia modificando l'insegnamento tradizionale. Ecco, a questo punto, una volta letta la traccia, possiamo scrivere la tecnologia nelle scuole, vantaggi e svantaggi nell'insegnamento tradizionale. Questo titolo e questo sottotitolo che abbiamo scelto ci permetterà, durante tutte le fasi della stesura del tema, di avere sempre bene in mente ciò di cui dobbiamo parlare, in modo tale da evitare il pericolo più grande e catastrofico nel momento in cui si scrive il tema, ovvero andare fuori tema, cioè parlare nel tema di cose che non sono state richieste dalla traccia e che non sono attinenti con l'argomento del tema stesso. Il secondo step, il secondo passo è quello di trovare le idee e per fare questo possiamo utilizzare la tecnica del brainstorming. Normalmente questa tecnica è collettiva, si fa in gruppo, ma quando noi faremo il tema saremo da soli. Pertanto l'ideale è prendere un foglio, metterlo in orizzontale, scrivere al centro cerchiandolo l'argomento del tema e collegare con dei rami tutte le idee che ci vengono in mente. È molto importante, al fine di ottenere un buon risultato, non analizzare le idee, ma semplicemente scriverle come ci vengono in mente, una dopo l'altra, senza preoccuparci se siano assurde, se siano folli o se siano legate o meno all'argomento richiesto dal tema. Solo in una seconda fase, una volta che avremo scritto tutte queste idee, possiamo passare alla selezione delle idee, cioè prendere tutte le idee che abbiamo scritto e cercare di capire quelle che sono più attinenti al tema e che risultano pertanto meritevoli di essere sviluppate. A questo punto, dato che ogni tema è un tema argomentativo, è ideale prepararsi anche all'argomentazione, quindi prendere ogni idea e per ogni idea trovare un pro e un contro, ossia una tesi e un'antitesi, cercando anche, quando è possibile, di arrivare a una sintesi, ovvero a un compromesso. Ricordiamoci, dal momento che il tempo a nostra disposizione è illimitato, che le idee che avremo trovato nella fase del brainstorming
saranno tantissime. Tuttavia, questo metodo dei pro e dei contro lo dovremo applicare solo alle idee che abbiamo selezionato. Facciamo un esempio: supponiamo che nella nostra traccia ci venga chiesto di parlare del rapporto dei giovani, dei videogiochi e della violenza. Nelle idee durante il brainstorming ci è venuta quella dello sfogo. La violenza nei videogiochi permette lo sfogo degli istinti più brutali di un adolescente. A questo punto, partendo dall'idea dello sfogo, possiamo vedere i pro: è catartico, è liberatorio; contro, è sbagliato, è immorale. E tra questo pro e tra questo contro possiamo anche arrivare a una sintesi, ovvero sì, è giusto sfogarsi anche in maniera violenta, ma nei contesti adeguati, così come nello sport, allo stesso modo può avvenire nei videogiochi. Ciò che noi dobbiamo fare è semplicemente smontare le idee in modo tale che possiamo creare un discorso e argomentare. Infatti, ogni nostra opinione, ogni nostra idea, ogni nostro pensiero nel tema va argomentato, anche se non stiamo facendo un tema argomentativo. Quindi il metodo dei pro e contro ci consente di smontare un'idea e ragionarci, e in questo modo costruire un discorso. E possiamo anche iniziare a capire in quale direzione vogliamo fare andare il nostro discorso, quale tesi vogliamo sostenere. Ad esempio, in una traccia che ci chiede di parlare della tecnologia a scuola, dobbiamo scegliere la tesi da difendere. Siamo favorevoli? Siamo contrari? Tuttavia, dobbiamo sempre fare attenzione a non andare fuori tema, ovvero, qualunque sia la tesi che noi scegliamo, dobbiamo tenere bene a mente ciò che ci viene chiesto dalla traccia. E per questo è molto importante, come detto all'inizio, trovare un titolo e un sottotitolo per la traccia, in modo tale che ogni nostra idea, ogni nostro argomento, ogni direzione che diamo al discorso può essere immediatamente confrontata col titolo della traccia e possiamo subito capire se sia coerente o meno a ciò che viene richiesto appunto dalla traccia. A questo punto c'è un'ulteriore fase, ovvero preparare la scaletta. La scaletta non è altro che un elenco in verticale di tutto ciò che vogliamo dire all'interno del tema. Se il tema metaforicamente può essere paragonato a un viaggio, allora la scaletta è la mappa. Ma dobbiamo tenere bene a mente che questa scaletta è una bozza. Possiamo continuamente modificarla. Come si costruisce la scaletta? La dividiamo in tre parti corrispondenti alla struttura ideale che dovrebbe avere il tema, ossia introduzione, svolgimento e conclusione, e per ciascuna di queste parti inseriamo degli argomenti che vogliamo trattare e ogni argomento lo scomponiamo in sottoargomenti, e per ogni sottoargomento e per ogni nostra opinione possiamo riportare, se il tempo ce lo concede, oltre alla tesi anche l'antitesi, cioè il contrario della nostra idea. Perché riportare l'antitesi è molto importante? Perché se noi stiamo argomentando, il lettore potrebbe sollevare delle obiezioni. Dunque, nel tema noi possiamo anticipare queste obiezioni e mostrarne la loro non validità. A questo punto possiamo passare alla stesura vera e propria. Innanzitutto dobbiamo curare la sintassi. L'ideale è scrivere dei periodi brevi o dei periodi che non abbiano più di una o due subordinate. Abbiamo un solo ed unico scopo: comunicare chiaramente ciò che vogliamo dire, farci capire. E questo obiettivo deve guidare tutte le altre nostre operazioni: il lessico che andremo a scegliere, lo stile, la sintassi, la punteggiatura, la lunghezza stessa del tema saranno funzionali a questo unico obiettivo. Per questo il lessico elaborato, aulico, estremamente tecnico è sconsigliato, in quanto scrivere elegantemente non significa scrivere in maniera chiara, e allo stesso modo i periodi sintattici lunghi, complessi, non sono funzionali a una comunicazione chiara ed efficace. Non stiamo scrivendo un romanzo, un testo teatrale o una poesia, stiamo scrivendo il tema e stiamo parlando a un lettore ben definito, ossia il nostro insegnante.
insegnante e della scelta del lessico, dobbiamo tener conto anche delle sue conoscenze. Se ad esempio il nostro tema tratta di videogiochi, è inutile scegliere un lessico estremamente tecnico o settoriale se sappiamo che il nostro insegnante è estraneo a quel mondo. Un altro elemento fondamentale è capire quale voce narrante dobbiamo usare, chi è che parla nel tema. Dal momento che si tratta di un tema, è sconsigliatissimo usare la prima persona. Dire io non va assolutamente bene, perché sebbene le tracce spesso ci chiedano la nostra esperienza personale, nel tema noi dobbiamo argomentare. Il tema scolastico e quello della maturità richiedono una maggiore formalità dello scritto. Pertanto le forme che possiamo usare nel momento in cui scriviamo sono sostanzialmente due. La prima è la forma impersonale. Ad esempio, si pensa che giocare ai videogiochi sia sbagliato. La seconda forma che possiamo usare, che io stesso suggerisco, è quella del pluralis majestatis, ossia usare il noi. Pensiamo che la violenza nei videogiochi sia sbagliata. Parlare col noi, ogni pensiero, ogni frase viene detta utilizzando la prima persona plurale. Questo pluralis majestatis è molto utile perché consente di avere un tono sì formale ma allo stesso tempo abbastanza colloquiale, mentre la forma impersonale mette troppa distanza ed è più adatta ai saggi scientifici e non a un tema scolastico. Nel tema, sebbene sia necessaria una certa formalità, dobbiamo anche coinvolgere il lettore, perché è sempre bene non stancare il nostro lettore, non affaticarlo. Per questo motivo è anche importante curare la calligrafia. Non importa essere eleganti, ma è importante scrivere in una maniera chiara per non affaticare eccessivamente l'occhio dell'insegnante che ci legge. A questo punto dobbiamo riflettere su un'altra caratteristica del tema, ovvero la coesione. Il nostro tema deve essere scritto in maniera coerente e logica, quindi dobbiamo utilizzare dei connettivi, dei pronomi, in modo tale da unire tutte le frasi fra loro. Adoperiamo anche coordinate avversative oppure causali, così che possiamo argomentare ulteriormente ciò che diciamo. È molto importante imparare l'uso delle congiunzioni e anche l'uso dei pronomi e la ripetizione di certe parole, così che possiamo rendere il testo coeso e coerente. A tal proposito è utile ricordare lo strumento linguistico del periodo ipotetico della possibilità, poiché l'uso di questo periodo ipotetico ci consente di creare degli scenari immaginari che non sono reali, in modo tale da poter portare avanti la nostra argomentazione. Ad esempio, se noi sosteniamo una determinata idea, per provarla, oltre alle ragionamenti logici, oltre alla citazione di fonti e fatti affidabili, possiamo anche immaginare delle realtà che non esistono per dire che quella determinata idea sarebbe valida se esistesse quella determinata realtà. Ad esempio, stiamo sviluppando un tema la cui traccia ci chiedeva di ragionare sulla legalizzazione delle droghe leggere nell'Italia contemporanea. Ecco, possiamo servirci del periodo ipotetico per portare avanti la nostra tesi. Possiamo dire: se in Italia le droghe leggere fossero legali, nessuno andrebbe a lavorare. Se invece siamo favorevoli alle droghe leggere, allora possiamo dire: se in Italia le droghe leggere fossero legali, lo Stato potrebbe incassare molti più soldi attraverso le tasse. Sono due scenari che non esistono, ma questi due scenari permettono all'interno del nostro tema di sostenere la nostra tesi. Tenendo poi conto del principio della comunicazione chiara, andiamo un attimo a riflettere sul lessico, in particolare sull'uso dei sinonimi. La sinonimia perfetta non esiste. Dal momento che la sinonimia perfetta non esiste, se per esprimere una determinata cosa dobbiamo ripetere quella parola, ripetiamo
ripetiamola senza paura, perché il messaggio comunicato chiaramente ha sempre la precedenza sull'eleganza e sullo stile. Infine, ricordiamoci a proposito di stile che è bene evitare quelle parole estremamente generiche come cosa, 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 oppure le abbreviazioni prof, il prof. Sarebbe meglio sempre, quando siamo davanti a parole generiche, fermarsi un attimo a riflettere e trovare la parola adatta. Ad esempio, se io scrivo una frase come la cosa dei videogiochi è una cosa molto negativa, è meglio cambiare e dire la notizia secondo cui i videogiochi sono violenti è estremamente negativa. Infine, molto importante anche l'uso della punteggiatura, che deve essere funzionale alla creazione di una sintassi coerente e logica. Sulla punteggiatura c'è tanto da dire e, se me lo chiedete nei commenti, posso dedicarci un video a parte. Vi ricordo il mio libro su come fare il tema, disponibile su Amazon, il link è sia in descrizione che nei commenti. Se avete domande scrivetemi su Instagram e in bocca al lupo.